e Kaninchen e avremo tre tipi di pelo, duro, lungo e corto. Siamo quindi pronti per il quarto raggruppamento ufficiale, giudicato da Costanza Mozzillo, che ringraziamo nuovamente per essere qui con noi. Ed eccoci quindi pronti per accogliere con un grande applauso il bassotto standard a pelo corto, bassotto standard a pelo lungo, bassotto standard a pelo duro, bassotto nano a pelo corto, nano a pelo lungo, nano a pelo duro, Kaninchen a pelo corto, Kaninchen a pelo lungo, Kaninchen a pelo duro. Un grandissimo applauso, abbiamo presenti, ed è piuttosto raro, tutte e nove le razze bassotto, grazie ai nostri allevatori ed espositori che hanno portato questi splendidi soggetti. Vedete, lo standard è unico, tanto che anche nella taglia più piccola, che è la caniglia, non devono essere evidenti segni di nanismo, quali l'occhio globoso e il cranio rotondo, per cui standard unico, tre taglie, tre tipi di pelo, caratteri differenti in base al pelo che testimoniano quella che è l'immissione di altre razze, partendo dal bassotto standard a pelo corto, che è la razza originaria, con immissione di sangue spaniel. Ci siamo? Per cui andiamo sul podio dove chiameremo... Ti accompagno sul podio così li chiamiamo direttamente. Al terzo posto è standard e ha il pelo corto. Al secondo posto è un nano e ha il pelo corto. Al primo posto è un Kaninchen e ha il pelo duro. Ecco il quarto rappresentante dei migliori di raggruppamento. Quinto raggruppamento è quello dei cani di tipo Spitz primitivo, ovvero raggruppamento costituito da quelle razze che nella forma ricordano i primi cani ad essere stati addomesticati. Abbiamo cani da traino, cani da guardia, cani da pastore, cani da caccia, tutti caratterizzati dalla stessa morfologia.